L'Aquila 1927 e Città di Isernia si guardano negli occhi nella 14ª di andata in Serie D Girone F. Abruzzesi che cercano l'ennesima vittoria tra le mura amiche dopo i troppi pareggi esterni per reggere il passo di chi lì davanti guida la classifica generale. Tutto confermato per De Feudis che per la terza gara consecutiva sceglie lo stesso 11 titolare. 4-4-1-1 per i molisani di Farrocco che non vincono da 4 gare. Fari puntati su Cascio, già 6 reti in stagione con i biancocelesti. Dirige l'incontro Tassano di Chiavari davanti a circa 2.000 spettatori. L'Aquila parte spingendo forte procurandosi 2 corner nei primi 7 minuti di gara e nel secondo tiro dalla bandierina su un filtrante di Banegas, misura che anticipa un Alessandretti meglio posizionato. Ma l'Aquila lascia il piede sull'acceleratore e al nono la sblocca. Barberini vede l'incursione di Belloni che a tu per tu con Draghi è freddo nella conclusione di precisione. L'Aquila 1, Isernia 0 col terzo centro in campionato per l'argentino col 9 sulle spalle. Al minuto 23 la ripartenza aquilana dopo corner avverso è quasi perfetta con il dialogo Banegas-Misuraga del pinto Belloni, ma quest'ultimo dopo la sterzata in area mastica col mancino senza far male a Draghi. Ancora l'Aquila alla mezz'ora, stavolta è bravo Misuraga a scappare alle spalle della linea difensiva prima di servire la sovrapposizione interna di un zuccherato troppo defilato per creare problemi. L'Isernia prova a farsi vedere con un tiro di Ercolano 3 minuti più tardi, ma la conclusione si alza troppo spegnendosi fuori dallo specchio di un Michelin intento solo ad osservare. Al minuto 36 gli abruzzesi chiedono la massima punizione. Il dribbling di Banegas in aria disorienta la difesa biancazzurra e sul traversone seguente la sagoma di Perrone interrompe la traiettoria del cross. L'argentino vede il tocco col braccio ma Tassano non condivide le proteste del 10 aquilano. Rivediamo con il replay di Nico Centurame. Al 43esimo Banegas prova la punizione a sorpresa dopo un brutto fallo su Belloni, ma Draghi è ancora attento spingendo in angolo senza correre ulteriori rischi. Poco dopo, senza recupero da parte di Tassano, squadre negli spogliatoi per il riposo con l'Aquila meritatamente avanti di misura. Prima di ripartire il Città di Isernia opera la prima sostituzione con Pettorossi che prende il posto di Antinucci. La ripresa vive subito un sussulto al minuto 9 quando Di Santo ingenuamente dà un pallone in orizzontale regalando la sfera a Bainotto che non trova però il pari sull'intervento provvidenziale di Michelin. Dal corner seguente l'estremo aquilano compie ancora un miracolo su Arzura, abile a calciare immediatamente verso la porta rossoblu, ma ancora col piede il 12 aquilano evita il pari molisano. E con l'Aquila in difficoltà salgono in cattedra Belloni e Banegas. Il primo è bravo a gestire il pallone al limite dell'area, vedendo con gli occhi posteriori l'inserimento del 10, che stavolta col destro porta i suoi sul doppio vantaggio, salendo a quota 8 in classifica marcatori. Al 73esimo quindi l'Aquila 2, Città di Isernia 0. I minuti restanti servono solo per segnalare l'esordio dell'ex Roma City Scognamiglio che prende il posto di un ottimo Barberini, vero e proprio uomo d'equilibrio aquilano. L'Aquila che vince e convince e che col morale altissimo si avvia a sfidare nel derby dell'Angelini il Chieti di Gnoffo.